Arzano, raid di Camorra, feriti anche due innocenti. Sparatoria in un bar del comune del Napoletano, nel mirino nipote del boss locale. Cinque le persone raggiunte dai proiettili, tra le vittime anche due innocenti colpiti per errore. Per gli inquirenti è ripresa la guerra tra clan, ma poteva essere una strage. Stop violenza sulle donne, bisogna educare i giovani. È il messaggio del presidente della regione De Luca nella giornata internazionale per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Iniziative in tutta la Campania. Allarme della D'Amelio, dati ancora preoccupanti e in poche denunciano. Whirlpool, notte di rabbia, sit-in a oltranza al Mise. Operai e sindacati hanno trascorso la notte in presidio nella sede del Ministero a Roma. Non ci muoviamo fino a quando non arriveranno risposte dal governo. Oggi l'ennesimo incontro con la multinazionale, il consorzio. Sannio, appalti truccati, Mastella attacca il PD. I Dem non diano lezioni di moralità, così il sindaco di Benevento commenta la vicenda giudiziaria che ha riguardato la provincia con l'arresto del presidente Di Maria e di altri funzionari. Gli inquirenti non escludono nuovi sviluppi nell'inchiesta. Covid, contagiati a scuola, la regione vuole la DAD. Il vicepresidente Fulvio Bonavitacolo ha chiesto il ritorno della didattica a distanza a dicembre. Intanto campagna al top in Italia per terze dosi, ma preoccupa l'aumento dei contagi. A Mugnano, nel Napoletano, focolaio in una scuola dell'infanzia. Avellino, attacco Novax, a Salerno caos in comune. Ancora una notte senza controlli nel capoluogo irpino dove i Novax sono tornati ad agire. Nuovo scempio alla chiesa del Rosario, l'ira del parroco e del sindaco. A Salerno consigliere comunale positivo girava tra gli uffici del municipio, denunciato dai vigili. Buongiorno dal TG 696 e anche 8 Channel, in campo contro ogni forma di violenza sulle donne, ed oggi i giornalisti indosseranno un fiocco rosso come simbolo di adesione alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in memoria delle vittime di femminicidio. Bene, in apertura di TG invece la cronaca, raid di Camorra ieri sera in un bar di Arzano, ferite 5 persone, tra loro ci sono anche due innocenti. Sentiamo il servizio. Sono entrati nel Roxy Bar di Arzano, nel Napoletano, sparando all'impazzata i due giovani sicari che ieri sera hanno fatto fuoco per uccidere Salvatore Petrillo, nipote del boss del posto, Pasquale Cristiano. In manette perché, malgrado i domiciliari, aveva sfilato in Ferrari per festeggiare la prima comunione del figlio. Petrillo, il 29enne sorvegliato speciale raggiunto dai colpi in diverse parti del corpo, è stato portato all'ospedale di Giuliano, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. Nell'agguato di Camorra, che ha seminato il terrore in via Silone, feriti in modo non grave anche due innocenti, Mario Abbate, idraulico 61enne, raggiunto a un piede da un proiettile, e Roberto Lastra, 36enne, incensurato. Accanto all'obiettivo del comando c'era anche il 18enne Vincenzo Piomerolla, nato a Napoli, incensurato, trasportato anche lui all'ospedale di Giuliano in pericolo di vita. Per gli inquirenti sarebbe uno dei guaglioni del boss. Colpito in modo superficiale il 39enne Luigi Casola, ritenuto affiliato alla cosca della 167. Il nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con i colleghi della compagnia di Casoria, sta cercando di ricostruire la dinamica del raid, che rientrerebbe in un regolamento tra clan per il controllo di spaccio sul territorio. Poche ore prima della sparatoria c'era stata la festa con fuochi e champagne per la scarcerazione del boss rivale Josué Belgiorno. L'agguato poteva far morire innocenti, bisogna dire basta. Tuona il comitato di liberazione dalla Camorra area nord di Napoli, che chiede alle istituzioni un segnale immediato. Luci e panchine rosse per non dimenticare, oggi si celebra la giornata contro la violenza sulle donne, convegni, spettacoli ed altre iniziative in tutte le città campane, nel 2021 impennata delle richieste di aiuto. Sentiamo il servizio. Comune, regione, università, sindacato, forze dell'ordine, aziende di trasporti e associazioni. È lungo l'elenco della mobilitazione per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Luci arancioni e panchine rosse per fermare il fenomeno in preoccupante crescita. Il comune di Napoli invece celebra la giornata con un convegno al Maschio Angioino per presentare i 10 anni di attività della casa di accoglienza per donne maltrattate. Il presidente De Luca invece ha sottolineato attraverso un post come la pandemia
pandemia abbia reso ancora più allarmanti i dati sulla violenza che si consuma tra le mura domestiche. Dobbiamo educare i nostri giovani alla cultura del rispetto, ha detto. Gli fa eco la delegata pari opportunità del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio, presente ad una manifestazione ad Avellino. Si è abbassato l'età di chi ammazza e fa violenza alle donne, ragazzi da 18 a 35 anni, quindi si è abbassata anche l'età delle donne che vengono ammazzate. Alla manifestazione doveva essere presente anche il ministro Bonetti, che però ha inviato un videomessaggio. La valorizzazione delle differenze, il rispetto, la relazione positiva tra le donne e gli uomini è la precondizione perché questi rapporti siano rapporti di umanità, di comunità e non rapporti di dipendenza, di discriminazione, di violenza. È importante garantire pari opportunità per promuovere una cultura del rispetto, della valorizzazione del femminile. Da questo punto di vista è essenziale un lavoro che deve essere fatto da un punto di vista educativo, a partire dalle scuole, da un punto di vista culturale, nella dimensione anche comunicativa e quindi il coinvolgimento del mondo della cultura, dei media e dell'informazione. Whirlpool Napoli, operai e sindacati hanno trascorso la notte in presidio nella sede del Ministero a Roma, sit-in a oltranza. Non ci muoviamo fin quando non arriveranno risposte dal governo, dicono. I sindacalisti e l'RSU della Whirlpool di Napoli hanno trascorso la notte nella saletta del Ministero dello Sviluppo Economico, dove ieri pomeriggio si era consumato lo strappo con il governo su una vertenza che dura da ben 30 mesi. Al tavolo convocato dal MISE ieri non si è presentato nessun esponente dell'esecutivo Draghi. E dopo aver ascoltato dai tecnici del Ministero che la continuità occupazionale per i 320 lavoratori era stata solo una promessa del Ministro del Lavoro non praticabile, è arrivata la reazione dei sindacati. Per quale assurda ragione non si può decidere che il pubblico supporta il contenitore che consente di metterli in sicurezza in cassa integrazione? Perché no? La notte è trascorsa all'interno della sede del MISE in attesa del nuovo incontro di oggi a cui partecipa il consorzio e la multinazionale. Nel frattempo dalla regione Campania arriva l'ultimatum alla Whirlpool. Qualora la multinazionale non dovesse cedere l'asset, la regione ritirerà la zona ZES in via Argine. Riteniamo e ringraziamo l'assessore Marchiello per la posizione netta che ha assunto nei confronti di Whirlpool. Auspichiamo che anche il governo nazionale assuma una posizione rigida nei confronti della Whirlpool per consentire la cessione dell'asset di via Argine, da cui passa tutto lo sviluppo del consorzio e della ripresa produttiva su Napoli. Saranno interrogate a partire da domani mattina dal GIP del Tribunale di Benevento le persone sottoposte agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che ha tirato in ballo anche il presidente della provincia di Maria ed altre 17 persone per le ipotesi di reato a vario titolo e di corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti. Sentiamo il servizio. Al via domani mattina presso il Palazzo di Giustizia di Benevento gli interrogatori dinanzi al GIP delle 8 persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti che ha investito la provincia di Benevento. Martedì invece toccherà alle 10 persone che hanno invece ricevuto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. Questa ora la fase attesa per meglio delineare la bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla Rocca dei Rettori e che ha visto coinvolti, tra gli altri, il presidente di Maria e l'ingegnere e sindaco di Buonalbergo Michele Antonio Panarise. L'attività nasce in questo modo, che questo funzionario della provincia, nonché sindaco del comune di Buonalbergo, viene sostanzialmente chiamato dal presidente della provincia e il presidente della provincia fornisce indicazioni su chi deve, su quale deve essere la ditta che fornirà il nome della ditta che deve vincere. Cioè, quindi c'è un passaggio molto complesso, ecco perché è un'indagine veramente molto particolare. Il funzionario della provincia, nonché sindaco, si presenta quindi dal presidente Di Maria. Dopodiché ne parla col gruppo di tecnici che erano inserito in questo contesto e fa chiaramente percepire che deve dare la copertura, un'adeguata copertura tecnica a questi propositi del Presidente.
Il PD non dia lezioni di moralità, così il sindaco Mastella commenta dunque la vicenda che ha riguardato la provincia di Benevento con l'arresto del presidente e altri funzionari. Sentiamo. No a moralismi, visto che i pulpiti su cui ci si erge oggi sono piuttosto scricchiolanti. È questa la posizione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, all'indomani della vicenda giudiziaria che ha visto al centro la provincia. Ce l'ha col PD, al solito, il primo cittadino. Vedo alcune cose strane che leggo sui giornali, cioè un rappresentante del PD che fa dichiarazioni forsennate rispetto alla vicenda. Innanzitutto occorre rispetto umano, come io l'ho avuto rispetto al loro segretario provinciale. Secondo, c'è un esponente del PD, c'è un altro indagato autorevole del PD in questa vicenda, guardano soltanto a quello che è capitato al presidente Di Maria. Cioè il sindaco di Bonalbergo e PD, c'è qualche altro, vedete, non voglio registrare, vedete nelle pagine che voi giornalisti avete acquisito, da cui ho letto qualcosa, c'è qualche indagato autorevole che non è arrestato solo perché non era più sindaco del suo paese, questa è la verità, quindi del PD. L'invito è dunque ad attendere gli sviluppi giudiziari, ma con rispetto. Farò su queste cose qua, bisogna stare molto attenti e essere disciplinati con se stessi, rispettare chi fa l'attività investigativa e chi è sottoposto a questa attività di indagine, che nessuno può lanciare la prima pietra rispetto a chi che sia, nessuno. La Campania, attraverso il vicepresidente Fulvio Bonavitacolo, ha chiesto il ritorno della DAD a dicembre. Intanto regione al top in Italia per terze dosi, ma preoccupa l'aumento dei contagi a Mugnano, nel Napoletano, un focolaio in una scuola dell'infanzia. Sentiamo il servizio. In Campania la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 73%, ma la regione va meglio se si vanno ad analizzare i dati della terza dose. Sono i numeri comunicati dalla Fondazione Gimbe a proposito della pandemia. Ma a preoccupare è l'andamento dei contagi. Vincenzo De Luca ha annunciato una nuova stretta, intanto si registrano altri casi nelle scuole. Preoccupa in particolare la situazione di Mugnano nel Napoletano per un focolaio nella scuola dell'infanzia. La Campania ha chiesto al governo di tornare alla didattica a distanza a ridosso delle festività. A farsi portavoce dell'istanza il vicepresidente Fulvio Bonavitacola. Abbiamo proposto che a partire dall'8 dicembre, considerato che ci separano 10-12 giorni diciamo, dalla pausa natalizia, abbiamo proposto di avere per la scuola dell'obbligo un mese di didattica a distanza, che poi in realtà non è un mese, sarebbero due settimane, sottratto il periodo delle vacanze, perché i dati sono molto preoccupanti, soprattutto in questa fascia di età. La proposta di Palazzo Santa Lucia è motivata dai numeri dell'unità di crisi. Solo nell'area metropolitana di Napoli sono oltre 1000 alunni e docenti in quarantena. Di qui l'idea di allentare la pressione e limitare i contatti a ridosso delle festività natalizie. Continuano a spuntare le scritte Novax nel centro di Avellino, la Digos, sulle tracce dei responsabili che però hanno lasciato la loro firma anche questa notte. Sentiamo. L'artista delle scritte Novax continua a colpire ad Avellino. Questa mattina i muri laterali della Chiesa del Rosario sono stati imbrattati nuovamente con della vernice rossa. Nei giorni scorsi altre scritte erano comparse, sempre lungo Corso Vittorio Emanuele, per non parlare dell'ex cinema Eliseo, ormai vandalizzato completamente. Le forze dell'ordine sono al lavoro per riuscire a risalire ai responsabili, ma anche il sindaco Festa promette battaglia contro i vandali. Io invito, oltre che chiaramente al lavoro che stanno svolgendo egregiamente le forze dell'ordine e la municipale, i cittadini a denunciare, a segnalare eventuali avvistamenti di queste persone, perché possono aiutarci a prenderli e a dargli non solo una bella tirata d'orecchie, ma la punizione civile e giusta, perché qui non c'è il problema solo penale, c'è una questione di civiltà che deve essere rispettata e deve essere rispettata la città tutta. Don Giovanni, invece, parroco della Chiesa del Rosario, richiama il buonsenso dei cittadini. La Chiesa non può che essere in comunione con quanto ci insegna anche Papa Francesco, ci suggerisce, ossia, visto che siamo in un periodo pandemico e vista che la soluzione da tutti concordata, dalla comunità scientifica in primis, è quella di vaccinarsi, non possiamo noi far trapelare messaggi contrari e quindi essere per i Novax, assolutamente no.
Caos al comune di Salerno, dove il consigliere di minoranza Mimmo Ventura è stato denunciato dai vigili perché sorpreso in giro tra gli uffici pur essendo positivo al Covid. Sentiamo il servizio. Un consigliere comunale in giro indisturbato negli uffici del comune nonostante avesse il Covid. E quanto accade a Salerno, dove Mimmo Ventura, esponente di minoranza, è stato deferito dai vigili urbani. Gli agenti lo hanno sorpreso a Palazzo di Città sprovvisto di Green Pass e con un doppio tampone, l'ultimo eseguito il 22 novembre, positivo all'infezione. Il caso ha scatenato polemiche e preoccupazioni a Palazzo di Città. Ventura era invece assente alla seduta di insediamento che ha portato all'elezione a presidente del Consiglio di Dario Loffredo. L'ex assessore, indagato per turbativa d'asta, ha respinto le accuse e ha ribadito di essere pronto a chiarire tutto in tempi brevi. In aula, dopo l'elezione, ha citato anche l'inchiesta. Problemi e quando sai arrivano dei momenti e un risultato comunque del genere che niente però è un attestato di stima e di orgoglio. E delle indagini che cingono d'assedio il comune di Salerno ha parlato il procuratore capo Giuseppe Borrelli, sgombrando il campo da ogni dietrologia. La procura non parla di indagini in corso, questo insomma sia con riferimento al Comune di Salerno che con riferimento a qualunque altra attività investigativa. Io svolgo il mio lavoro, cerco di svolgerlo, come dire, con impegno e nel migliore dei modi. Insomma, altro non posso dire. L'elezione di Loffredo, con il voto contrario dei socialisti e una scheda bianca, è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Napoli. È stata una scelta autonoma dei miei colleghi consiglieri comunali e credo che abbiano fatto una scelta saggia. Botte e minacce a un noto DJ della penisola sorrentina per imporsi nel mondo degli eventi della Movida. Finisce in carcere un 22enne di Piano di Sorrento, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan D'Alessandro. I carabinieri della compagnia di Sorrento questa notte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti emessa dal GIP di Napoli e su richiesta della DDA. L'uomo è gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato per la custodia presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, perquisizioni per altri 3 indagati. Elezioni provinciali in Irpinia, sono ore decisive, la sfida sarà tutta interna al centro-sinistra, si va verso l'ufficialità della candidatura di Angelo D'Agostino in quota Italia Viva contro il candidato del PD Buonopane. Sentiamo. Il nome di Angelo Antonio D'Agostino, imprenditore e sindaco di Montefalcione, emerso in queste ultime ore per la corsa alla provincia di Avellino, ha spiazzato tutti, almeno tutti quelli che nel centro-sinistra avevano creduto nella possibilità di andare alle urne il 18 dicembre con un candidato unitario. Ma lo strappo dei renziani che rivendicano la presidenza contro il nome proposto dal PD, quello di Rino Buonopane, sindaco di Montella, ha prodotto l'ennesima spaccatura. Il dato è emerso nella serata di ieri a seguito di una riunione tra i rappresentanti delle forze che hanno aderito al progetto alternativo Italia Viva più Europa, Partito Socialista, Azione, Moderati e Demitiani. Su D'Agostino, uomo di fiducia del sindaco di Avellino Gianluca Festa, potrebbero confluire anche gli amministratori del centrodestra. E purtroppo questi sono i fenomeni che hanno condannato il mezzogiorno, il notabilato, il trasformismo, l'opportunismo. È una follia che D'Agostino, come sindaco di Montefalcione, abbia partecipato il giorno prima a una riunione addirittura al Nazareno con Petracca e compagni. Io mi chiedo, ma a quale titolo? La sua storia, il suo modo di intendere la politica, il suo modo di fare sono alternativi ai valori progressisti, ai valori riformisti, ai valori cattolico-democratici. Quindi credo che abbia trovato la collocazione giusta in uno schieramento che non si sa che natura abbia. Sul fronte opposto il PD non sembra avere esitazioni, ufficializzata la candidatura di Buonopane, in queste ore a via Tagliamento si sta lavorando alla composizione delle liste, almeno 2 le compagini che saranno schierate per i progressisti. Cittadini, istituzioni e studenti uniti contro la violenza sulle donne anche nel Sannio.
L'appello resta sempre unico e pronunciato a gran voce da tutti. Denunciare, avere il coraggio di dire basta, non restare più in silenzio dinanzi ad abusi e violenze, sia tra le mura domestiche che in strada. La donna va rispettata sempre e dovunque, questo è il messaggio forte che arriva dal Sannio. Sono davvero tante le iniziative messe in campo, a partire da questura, carabinieri, procura, comune e scuole. Dall'associazione Procedo, un appello forte arriva dall'assessore alle politiche sociali del comune di Benevento. E questa giornata non dovrebbe essere ricordata soltanto o celebrata soltanto in un'unica giornata, proprio perché dobbiamo cercare con tutte le nostre forze, con tutto il nostro impegno, di contrastare le forme di violenza sempre. Serve formazione anche per gli operatori sanitari negli ospedali, è invece l'appello di Patrizia Callaro. Formazione, la formazione per gli operatori sanitari. Perché purtroppo la donna vittima di violenza, la prima cosa che purtroppo ricorre è alle cure mediche. Non sempre si capta che dall'altro lato c'è una donna che urla nel suo silenzio. In Mia De Caro il questore Giobbi e il Rotari hanno installato una cassetta per le lettere dove potranno essere inserite le denunce. All'Istituto Comprensivo Pascoli invece formazione e convegni in classe per gli studenti, che hanno poi realizzato un murales, un particolare albero e messo in scena un flash mob. Inaugurata una nursery nel Tribunale di Salerno per il presidente della Corte d'Appello Iside Russo, un luogo simbolico che nella giornata della violenza sulle donne vuole celebrare la maternità. Nel Tribunale di Salerno, nella giornata contro la violenza sulle donne, è aperta una nursery, un'inaugurazione simbolica per mettere il punto sull'importanza di buone prassi di politiche di genere, favorendo la genitorialità anche sui luoghi di lavoro. È una stanza piccolina, ma ha un significato simbolico notevole, che va al di là delle dimensioni e del dato concreto, perché proprio rappresenta al meglio quello che è il modello culturale della magistratura di Salerno, del rispetto della dignità della donna e della maternità. Ed è l'altra faccia della medaglia nel rapporto con la donna. Oggi purtroppo parleremo anche della violenza alla donna. E qui invece celebriamo la maternità. Il progetto è stato ideato e realizzato dal Comitato Pari Opportunità. È uno spazio per i magistrati, per gli avvocati, anche per gli utenti che dovessero aver bisogno di un punto di appoggio. Le giornate non solo di lavoro, ma anche di chi deve intrattenersi nelle aule di giustizia. Possono essere giornate molto faticose, molto dure. Questa stanza è un simbolo, oltre che assolvere ad una funzione pratica, ed è il segno della necessità di concretizzare le pari opportunità anche in tutte le realtà sociali. Era l'ultima notizia, il TG termina qui, grazie di averci seguito.